Ed eccoci qui a Mattina 9, si continua a parlare di arte, ora presentiamo l'ottava arte, quale la fotografia, e lo facciamo attraverso un ospite di vero spessore, lui è Gianni Biccari, il fotografo Gianni Biccari. Vi vogliamo dire che proprio da oggi parte la sua rassegna fotografica in mostra a Pozzuoli fino al 16 marzo intitolata Portraits. Diamo il benvenuto a Gianni Biccari, grazie per essere qui a Mattina 9. Parliamo dunque, parliamo dunque di questa ottava arte, la fotografia, e tra poco scorreranno anche le immagini di importanti ritratti. Noi vogliamo però sapere come nasce da parte tua l'amore verso la fotografia. E nasce anche un po' per caso, la prima macchinetta fotografica regalata, poi da là viene la passione, insomma, aumenta sempre di più, cominci a studiare i grandi autori, cominci a conoscere le varie tecniche, e così mano a mano, insomma, si sviluppa sempre di più la passione fino ad arrivare, insomma. Gianni, tra i tuoi soggetti preferiti ci sono sicuramente gli attori di teatro. Tu, sì, peraltro nella tua storia hai collaborato in questo senso con Luca De Filippo, Peppe Barra, Vincenzo Salem, insomma, personaggi che si prestano tanto all'obiettivo, ma soprattutto che è divertente anche ritrarre, perché celano una personalità che altrimenti non Perché poi li ho ritratti attraverso le loro rappresentazioni, quindi a mio modo è stato anche un modo di recitare, di interpretare quello che loro facevano sul palco, io lo facevo da giù, insomma. Qual è l'impronta che, ecco, qual è l'impronta che tu vuoi dare ai tuoi ritratti e soprattutto di tutti quelli appunto realizzati? Il tuo soggetto preferito, e se magari c'è un aneddoto anche che ricorda, ecco, quel ritratto? Sì, i miei soggetti preferiti sono praticamente tutti. L'aneddoto forse è proprio legato a questa fotografia che fu fatta in uno scantinato senza luci, con delle lucette piccoline, insomma, non fu semplice. Poi è stata assemblata dopo in post-produzione questa fotografia, insomma, è stata questo, insomma, un aneddoto particolare, ne ho vissuti tanti. C'è qualche professionista ad oggi al quale ti ispiri in particolar modo? Assolutamente, a Douglas Kirkland, che è questo fotografo di origine canadese, naturalizzato americano, che praticamente ha fotografato tutte le star hollywoodiane, da Marilyn Monroe fino ad arrivare ai giorni nostri, George Clooney, Brad Pitt, li ha fotografati tutti, Sofia Loren. E da quale prospettiva li ha fotografati? Li ha fotografati perché lui era il fotografo di scena dei più importanti film degli ultimi anni, e poi quindi cercando di mettere in risalto quella che è l'azione che poi loro andavano a compiere, poi non soltanto la, sì, così, la natura. No, tanti fisica di loro poi sono passati per il suo studio, e si sa, le star sono un po' riottose a soffermarsi molto sulle riprese fotografiche, però lui, con la sua sensibilità, con la sua gentilezza, è riuscito a, insomma, a coinvolgerli in questa cosa. Insomma, è difficile, ecco, molte volte posare, ecco, perché quello che deve venire fuori sicuramente è un messaggio attraverso, ecco, una fotografia, attraverso un'immagine, e non è molte volte facile, anche perché se si parla, ecco, di grandi artisti come Sofia Loren, sì, De Filippo, sicuramente l'aspetto teatrale conta molto, però noi sappiamo che tu hai anche realizzato dei ritratti per volti meno emergenti, quindi in questo caso come si fa a far venire fuori un linguaggio e un messaggio importante? E la difficoltà di questo tipo di fotografia è proprio questo, insomma, instaurare un feeling, un rapporto con il soggetto che fotografi, perché mi è capitato che proprio personaggi più famosi, più avvezzi alla scena, sono stati quelli più timidi, più difficili. Ecco, vediamo proprio una foto di Albertazzi. Per riuscire ad entrare dentro il personaggio, che già di per sé non è facile, è stata duretta, però poi alla fine ci siamo riusciti, vedi, insomma, io ho montato questa sequenza proprio... Beh, c'avevi anche Albertazzi, però. C'avevo Albertazzi. Non avevi no, l'attore no, davanti. C'avevo l'attore. Gianni, ti chiederei, perché oggi ovviamente la fotografia, come tante altre arti, però forse questa in particolare, è in corso di trasformazione. Tutti un po' ci sentiamo fotografi, anche coadiuvati da una tecnologia che praticamente fa miracoli, perché rende tutti fotografi. Però ovviamente all'occhio attento del fotografo professionista non sfugge il fatto che la rappresentazione
culturale dell'immagine sia molto scadente oggi, sì, per quello che vediamo in giro. Pertanto ti chiederei, tu personalmente, da professionista del settore, che cosa cerchi di comunicare attraverso le immagini che tu ritrai? Perché naturalmente un conto è fare, Mario, una foto per così celebrare la bellezza di una modella, altra storia invece comunicarne un'azione che è nel divenire o sta per essere. Ecco. E tu devi comunicare, cioè, devi comunicare appunto, come dicevi tu, un'emozione, ed è quello il mio fine, insomma, appunto già suscitare in una persona un pensiero su quella fotografia, per me già è aver raggiunto l'obiettivo. Questo quindi il pensiero, far pensare una persona che guarda una tua immagine già è una... per me è raggiungere uno scopo. Questo è un talento da parte del fotografo in questo caso, ecco, perché non è sempre facile trarre l'immagine giusta al momento giusto, sì, quindi far venire fuori poi l'anima, appunto il sentimento della persona che deve essere in questo caso ritratta. Volevo chiederti anche, ecco, Claudio l'ha menzionato, il passaggio, l'evoluzione anche dalla pellicola al digitale, quanto ha penalizzato o avvantaggiato, ecco, questo mestiere? Mi fa molto piacere questa domanda. Diciamo che ha penalizzato, però perché ha reso tutti fotografi, perché ora è facile con la macchinetta, con l'iPhone fare la fotografia, post produrla, siamo tutti fotografi. Con la pellicola la cosa era molto più difficile, perché tu non avevi la possibilità di vedere subito il risultato, sì, dovevi aspettare il risultato dal laboratorio. Però il digitale ci ha avvantaggiato, ci ha dato altre possibilità, altre versatilità che prima non c'erano. Gianni, per chiudere, qual è la differenza tra uno scatto e una fotografia vera? Tra uno scatto, lo scatto lo possiamo fare tutti, e la fotografia vera ci vuole la sensibilità. Che cos'è la fotografia per te? La fotografia per me è appunto è l'esternare quelle che sono le mie passioni, le mie paure, le mie timidezze. La sensibilità che si intravede attraverso anche i tuoi, ecco, immagini di paesaggi anche, ecco, perché non ti limiti solo ai ritratti ma anche ai paesaggi, sì, anche ad alcuni aspetti della nostra città, quindi lì si coglie la tua sensibilità in quel caso. Là l'ho esplorata la mia città in tutti i modi e... conto ancora di farlo e di continuare. Là ci metto l'amore, la mia città. Andremo tutti allora a vedere la tua rassegna fotografica. Oggi partirà questa rassegna. Oggi parte la rassegna fino al 16 marzo. 16 marzo. Portraits. L'ho pronunciata bene? Benissimo. E c'è anche l'introduzione anche. Sì, diciamo, sì, Claudio, c'è questa anche. È una cosa alla quale ci tenevo, c'è l'introduzione proprio di Douglas Kirkland che abbiamo menzionato prima, che mi ha inorgoglito e mi ha valorizzato questo evento che mi appresto a inaugurare. Grazie allora Gianni Biccari, fotografo. Grazie. Adesso Punto Zero Spose, poi ci ritroviamo di nuovo insieme per un appuntamento tutto dedicato all'imprenditoria questa volta.